Buonasera amici sportivi, tra pochi istanti andremo in onda con Anteprima Sport, come sempre anticipazioni sulla domenica calcistica, ma ripercorreremo con i nostri graditi ospiti in studio quanto accaduto nella giornata precedente, con particolare riferimento ovviamente al Lanciano, ma naturalmente si parlerà di tutta la Serie C1. Anche voi da casa avrete la possibilità di partecipare con noi chiamandoci allo 0872 44 744. Tra poco ad Anteprima Sport. Ed eccoci nuovamente in diretta ad Anteprima Sport, appuntamento del venerdì sera dedicato alla Serie C1. Parleremo questa sera del campionato in questione con tre ospiti, il primo dei quali è il portiere del Lanciano Gabriele Paoletti, uno degli ultimi arrivati in ordine cronologico alla corte di Fabrizio Castori. Poi torna a trovarci a distanza di una stagione Armando Vallario, osservatore del Parma Calcio, nonché allenatore della formazione juniores nazionale della Provasto. E infine torna a trovarci, quest'anno ha fatto il suo esordio dopo anni di assenza dalla nostra emittente, Fiorenzo Carlini, giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport. Con lui ovviamente, con Paoletti, ci soffermeremo di più sul Lanciano, in particolare sulla gara di domenica scorsa con il Crotone. Con Vallario parleremo anche delle altre abruzzesi che ha visto all'opera in questa stagione. Tenteremo, ma stasera non so se sarà possibile, visto che è ancora irraggiungibile, il collega Lino Trotta di Antenna Benevento International, a cui volevamo chiedere, e speriamo di riuscirci, le ultime notizie sul Benevento, prossimo avversario del Lanciano nella prima di due trasferte consecutive. Rivedremo ovviamente anche le immagini di Lanciano Crotone e quelle di Benevento Lanciano dell'anno scorso, con un risultato non certamente positivo. Speriamo che ci sarà l'inversione di rotta quest'anno. Infatti il 14 aprile il Benevento vinse di misura con il Lanciano con il gol di Aruta. Intanto ci fermiamo per qualche secondo per andare a salutare anche i nostri ospiti e poi inizieremo il dibattito vero e proprio in questa trasmissione tra poco. Eccoci dunque ad iniziare questa trasmissione e con l'ausilio delle immagini possiamo andare a vedere questo Lanciano Crotone che segna a Paoletti il ritorno alla vittoria del Lanciano dopo un periodo non proprio positivo, culminato anche con la prima sconfitta in casa dopo ben 14 vittorie consecutive e con la sconfitta nel derby di Pescara. Tre punti utili in vista anche di due trasferte consecutive, quindi era importante fare punti soprattutto contro un Crotone che alla vigilia era tra le favorite alla vittoria finale. Sì, sicuramente era importante invertire la rotta, perché dopo quattro partite con un solo punto bisognava comunque sia vincere. Poi in casa siamo forti, lo sappiamo, l'abbiamo dimostrato, e a parte l'esperienza di Paternò, che quella è una partita a sé, perché un po' è stata caratterizzata da alcuni episodi, abbiamo vinto, abbiamo dimostrato di saper giocare bene con tanta aggressività e quindi è giusto, sono giusti questi tre punti. Un Crotone che a detta degli addetti ai lavori è tra le squadre pretendenti al successo finale, ma a quanto sembra non ha dimostrato molto al Guido Biondi, vero? Sì, era partita bene inizio campionato, poi ha avuto un po' qualche flessione, si è presentata domenica comunque sia come una squadra forte, quadrata, ci ha messo sotto abbastanza, noi abbiamo saputo reagire e abbiamo vinto una partita meritatamente. Fiorenzo, una tua impressione su questa gara con il gol liberatorio arrivato nei minuti finali, nei minuti di recupero? Evviva il risultato, perché alla fine ci siamo abbracciati tutti, gli spogliatoi, sia con Castori, con il presidente Angelucci. Quando si vince si ha sempre ragione, però indipendentemente dal risultato la squadra ha mostrato quell'aggressività che da parecchie domeniche non si vedeva. Un gioco abbastanza arioso, ci sono state delle buone occasioni da gol, poi per fortuna è arrivato il gol di Pestrin e fa piacere vedere, ecco, la reazione di Pestrin dopo il gol, che sembrava quasi voler protestare contro i tifosi, contro tutti, però quella è la dimostrazione dell'affetto che ci sta tra il giocatore e la tifoseria. Come tutti gli amori, ci sono, quando c'è un po' di qualche bisticcio, poi fare la pace è più bello. Io ho visto un Lanciano veramente rinato, volenteroso, con dei giocatori che, a differenza di qualche chiacchiera che si fa in giro, hanno voglia di migliorare e di dare il massimo. Paoletti, in questa gara si è visto il ritorno tra i pali di Alejandro Mulet. Ti aspettavi questa esclusione, questo avvicendamento? No, sicuramente no. È normale, anche perché
Stavo giocando io, però ogni domenica è una partita a sé, quindi è il mister che decide, è il mister che fa le sue scelte, difficili sicuramente, e ha scelto lui e niente. L'accettiamo serenamente. Tu credi che anche nel prosieguo del campionato si vivrà questa continua alternanza tra te e Ma Leandro? questo lo dovete chiedere al mister, io non lo so, io l'unica cosa che so è l'allenamento della settimana e poi sapere se uno gioca o non gioca e basta. Fiorenzo, non vogliamo certo creare un caso, ma secondo te come ti spieghi questo avvicendamento? Ma io credo che sia stata anche una scelta per cambiare qualcosa rispetto a un periodo o no, di solito. Chi poi rimane fuori si ritrova ad analizzare una situazione che non gli riguarda, perché non si può dire che Paoletti è stato tolto perché non ha fatto il suo dovere. Qualcuno ha anche detto Paoletti porta sfiga, nel senso da quando è entrato lui, poveretto, si è preso 8 gol in 4 partite, però se si va a vedere, ad analizzare, salvo forse qualche episodio, ha fatto il suo dovere, erano tutti tiri imprendibili. Nel calcio conta anche la cabala, forse. Può anche darsi che Castori abbia fatto, tentiamo qualcosa per salvare questo periodo nero, ma non credo che sia stata una scelta. È difficile, scegliere tra due portieri bravi, professionalmente preparati, è difficile. Tant'è vero, si diceva all'inizio, avere è un vantaggio o non è un vantaggio, avere due giocatori ad un certo livello con la maglia numero uno. E purtroppo per tutta la stagione dovrà fare questa analisi domenica dopo domenica. Al Guido Biondi c'era anche Armando Vallario domenica scorsa, quindi ci può raccontare come ha visto la gara dal suo punto di vista. Beh, come aspettativa era una gara sicuramente di qualità, due squadre che immagino di grossi nomi anche come giocatori e in campo ho notato all'inizio come sistema di gioco che il Crotone è una squadra che lavora molto più Leone e Tarantino e in occasione del possesso palla del Crotone cercavano più le giocate e invece rispetto a Lanciano che è una squadra un pochettino che lavora più sul globale, una squadra che porta più uomini vicino alla palla e cerca il recupero palla in questo modo qua. Però alla fin fine il Lanciano, anche dalle occasioni da gol che ha creato, io ne ho contato almeno 4 quelle del Lanciano, uno contro uno col portiere del numero 10 che ha fallito 3 volte. Il Ferreira Pinto. portiere, credo che la vittoria del Lanciano sia stata meritata. Rispetto all'anno scorso, che differenza hai notato nel Lanciano dal punto di vista tattico? Ma niente, come sistema di gioco è lo stesso, il mister del Lanciano, da quello che ho notato io, ama tenere gli esterni molto alti, gli esterni molto offensivi, e se da un punto di vista di possesso palla può essere un fatto positivo, quando il Lanciano deve recuperare palle, forse con questi esterni che rientrano un pochettino poco perché hanno una mentalità offensiva, hanno un po' di problemi in fase difensiva. In effetti il Crotone ha creato 3 palle filtrante con le loro giocate tipiche del 4-3-3 perché c'aveva il numero, il loro 10 Amoruso che tagliava dentro e poi c'aveva l'8 Juric che andava sulla fascia e quindi su questo caso qui Maretti in quel caso lì che era da solo il numero 2 quando si vede un taglio, una sovrapposizione in quel caso lì il terzino deve decidere cosa fare non avendo il recupero dell'esterno è chiaro che in quel caso là si trova in difficoltà perché dice cosa faccio, copro o attacco e lì si sono beccate 3 filtrante, fortuna che Juric il numero 8 del Crotone con il piede insomma notate che non ha molta confidenza e quindi l'azione si è sfumata ecco. Comunque il Lanciano l'ho visto bene l'anno scorso, l'ho rivisto bene quest'anno, una grande aggressività, una grande intensità di gioco, si è visto che ha cercato i gol fino alla fine e l'ha trovato nei minuti di recupero. Faccio io una domanda, Sì. ma questi esterni un po' avanzati per le partite fuori casa possono essere un handicap? Qui dipende, ripeto, come diceva prima Paoletti, ogni partita è una storia a sé, perché ogni partita l'allenatore la prepara in relazione anche agli avversari, dipende dagli avversari come giocano. Per esempio con un 4-3-3 il 4-4-2 non è proprio il sistema giusto indicato per controbattere questo sistema qui, sarebbe più giusto con 4-3-3 giocare con 4-3-3
però avere il triangolo di centrocampo non a triangolo con vertice basso, ma esteso in linea, in modo che quando attaccano con il loro metodista tu sei più vicino e li vai ad attaccare. Quindi secondo me dipende dall'avversario, insomma, in trasferta con i due esterni molto alti è un po' rischioso, perché in trasferta si presuppone che gli avversari debbano fornire più giocate. Quindi può essere un handicap in esterno, però l'ideale sarebbe avere degli esterni offensivi, però devono avere grande capacità di recupero in base di un possesso palla, ed è difficile Quindi ci trovarli. vuole una preparazione oltre il normale. Tornando alla gara col Crotone, le immagini non documentavano il colloquio tra i tifosi nel dopopartita e la squadra. C'era stato un inizio di contestazione al grido di mercenari, mercenari, poi abbiamo visto Tisci e Bocchini uscire e chiarirsi. Tu, Paoletti, hai saputo che i tifosi volevano chiarimenti da voi? Sì, volevano chiarimenti, li hanno avuti in tutti i sensi. Il capitano Bocchini è andato a parlarci con Tisci, hanno risolto ogni tipo di problema, adesso non c'è alcun tipo di problema, appunto, si sono chiariti. I tifosi che si aspettavano da voi magari un saluto a fine gara, probabilmente. Sai, a fine partita, una partita tesa, dopo quattro partite un po' così difficili, uno è teso, non ci pensa, allora era giusto andare a salutare. Abbiamo preferito venire tutti dentro gli spogliatoi e festeggiare, sbagliando, ma la prossima volta sicuramente andremo a salutarli. Lorenzo, tu dici Ma che i tifosi... sì, no, il discorso dei tifosi, come tutti i tifosi di questo mondo, quel tifo organizzato piace un po' avere questo aspetto di protagonista, essere il dodicesimo non solo quando fanno il tifo, quando si impegnano, quindi anche alla fine vogliono essere partecipi di una vittoria come se fossero. Ma io non credo che sia stata una scelta dei giocatori andare o non andare. Era un momento particolare perché la tensione c'era ed era evidente. Basta pensare che si stava al 93esimo ancora sullo 0-0, quindi non si era arrivati a quella vittoria che tanto si aspettava. Poi la prodezza di Pestrin, dei compagni, anche chi a proposito non sono riuscito a capire chi è riuscito a fare quel passaggio, Pazzi. era Pazzi. Allora. Perché merita quasi quanto Pestrin per quel gol arrivato al finale. Quindi dico, è un risultato che è maturato all'ultimo momento. La rabbia di Pestrin, se uno rivede le immagini, Pestrin che non voleva festeggiare nemmeno con i compagni, era una tensione notevole perché veniva fuori da un periodo cui anch'io l'ho criticato, ho detto che era arrivato al massimo come prove negative, però ha dimostrato domenica di essere un ragazzo che ha voluto reagire, ha reagito. Ha dato tutto quello che poteva fare, forse in quel momento la tensione è stata tale che non hanno festeggiato. Però ripeto, sia i giocatori che i tifosi debbano capire una cosa sola, l'obiettivo è unico. Quindi fare delle polemiche per queste cosette non va bene. L'importante è che anche a Benevento, quei 50 che di solito vanno sempre di andare là, fare quel po' di tifo che possono fare, sono sicuro che i giocatori terranno presente quella presenza. Armando, tu volevi intervenire sui tifosi? No, no, volevo dire questo. Molte volte dico che il cervello umano è strano, nel senso che le reazioni possono essere di diverso tipo. Teniamo presente che il calcio è uno sport situazionale, uno sport elaborativo, cioè non puoi mai sapere prima della gara cosa può succedere, perché i tifosi, i giornalisti, tutti quelli che girano attorno al calcio, cosa sono? Sono dei critici del poi, del dopo. Invece l'allenatore e i giocatori devono preparare la partita prima. Ed è difficile, nel senso che l'allenatore deve tenere presente mille cose, i giocatori in campo devono sapere tenere presente tantissime cose, proprio perché il calcio è uno sport talmente elaborativo che possono succedere tantissime cose nell'unità di tempo minimale. E quindi ecco uno sfogo di questo tipo qua, del giocatore che magari non ha esultato, tutto quello non è andato a salutare il pubblico, può essere anche, da chi ci vive nel calcio, può essere anche accettato e capito. Perché insomma l'uomo non può in un attimo, non si può sapere nella mente dell'uomo cosa può passare. Quindi, però alla fine credo che sia tutto aggiustato. Paoletti, tu sei da poco a Lanciano, ma ti sarai reso un po' conto della forza di questa squadra. Rispecchia l'attuale classifica o si può aspettare qualcosa in più dal Lanciano? Speriamo che la classifica migliori, sicuramente perché siamo partiti con degli obiettivi, non ci tiriamo indietro adesso, non ci siamo tirati indietro l'altra settimana quando veniamo da un momento negativo, non ci tiriamo fuori adesso e quindi dobbiamo sicuramente migliorarla. Voi avete affrontato tutte le probabili protagoniste di questo campionato, l'Avellino, il Pescara e
il Crotone, appunto, senza dimenticare che anche il Teramo si sta comportando, è l'unica imbattuta del girone. Però, diciamo, tra Pescara, Avellino e Crotone, chi ti ha impressionato di più? È difficile giudicare perché le partite fatte ad Avellino e a Pescara sono state strane, siamo rimasti in 10 a Pescara subito, ad Avellino nel secondo tempo. Abbiamo retto benissimo sia ad Avellino sia a Pescara avendo delle emergenze di formazione non indifferenti. Il Crotone passa un momento brutto e negativo, l'abbiamo incontrato per fortuna nostra in questo momento, quindi è difficile giudicare. Sicuramente il Pescara e l'Avellino sono due grosse squadre, con dei grandi nomi e un ottimo collettivo. Ovviamente poi con Armando parleremo del Pescara che ha visto all'opera, però mi sembra nella gara con il Teramo, Sì, un forse po' di... non è un test proprio attendibile per giudicare l'operato della formazione biancazzurra. Proveremo, lo ripeto, tra poco a collegarci con Lino Trotta di Antenna Benevento International. Purtroppo prima il telefonino non dava segni di vita, intanto vedo che le telefonate cominciano ad arrivare e proviamo a prenderne una. Buonasera in diretta. Ciao Anton, buonasera, saluto tutto lo studio, Amerigo. Buonasera, Amerigo. Ciao. Senti, io ci tengo a precisare una cosa, Sì. ed è molto importante. Quando c'è stata la partita con il Paternò a Lanciano, il Lanciano effettivamente non ha disputato un'ottima gara, no? Una Sì. buona prestazione. La squadra tutta l'ha ammesso, io credo che sia umano, quindi giustificabile pure un passo falso, perché sono esseri umani, anche se i nostri sono qualcosa di più, perché sono stellari, vabbè, tra virgolette. Allora, tengo a precisare, torno dietro, no? Tengo a precisare quanto dico, che c'è da dire anche alla reazione di alcuni giocatori, e tra parentesi, ma a carattere cubitale, dico Manolo Pestrini, ci sta un tipo che gli ha rotto i puntini puntini tutta la partita, durante, non dico i 90 minuti, perché ha cominciato ancora prima, dai distinti, e se dopo la mia telefonata vuole seguire Fredi o altri, te lo possono testimoniare. Quindi io sfido qualsiasi tifoso, cioè qualsiasi giocatore, chiedo scusa, che quando qualche tifoso, no, ma non è neanche un tifoso, quei tipi là non sono tifosi, sono persone che taccagni, che vengono soltanto per speculare per dire male Lanciano, la società. A voi a gettare il sale noi, a voi a fare scaramanzì quando ci stanno sti tirabbi oggi allo stadio, e tu se vuoi, se qualcuno ti chiama e ti dice chi sono io, di nome e cognome, glielo puoi dire, ti autorizzo, ci stava un signore più anziano di me, che ovviamente mi sono dovuto trattenere e me ne sono dai. Ha detto queste testuali parole, la squadra si allena, e io vengo allo stadio, quando pago e vengo, pago la mia quota. Voglio disturbare dall'inizio alla fine, voglio dire male a tutti qua. Cioè, ci rendiamo conto? Ma lo vogliamo lasciare un po' perdere questa squadra? Questa è una Sbaglio squadra indirizzo. che merita rispetto, e ci sono giocatori professionisti dall'A alla Z, a cominciare dal portiere numero 1 al 12, sono tutti uguali. Questi sono ragazzi che bisogna incitare dall'inizio alla fine. E io sono convinto che se c'è stata contestazione da parte dei Cooks, conosco Giorgio, conosco l'avvocato, sicuramente non sono questi quelli che hanno alimentato tutte queste dicerie che in settimana corrono di qua e di là. Sicuramente sarà stata una contestazione civile, perché conosco queste persone, sono persone civili, tifosi che vanno se ci sta da lì, da Bolzano a Trapani. Quindi altri tifosi che invece ne fanno il comodo loro soltanto dalla televisione o alla domenica quando capita, da vederlo a Lanciano, che vengono solo a distruggere questo giocattolo, che si chiudono la bocca, che si facesse un po' di pace, o perché sennò che se vai a vedere lo Pescara, Lucchese, l'Aquila, Giulianova, o no? Che dici? È giusto. Buonasera a tutti. Buonasera. Fiorenzo. No, ha un po' ragione, perché effettivamente, però nella moltitudine di persone, su 2000 persone, che non sono tante, ma non sono nemmeno poche per una città come Lanciano, il cretino, tra virgolette, ci sta sempre, insomma. Cioè andare a dire male a un giocatore per partito preso, io posso ammettere, sbaglia un pallone, qualcuno nel momento, perché come sono tesi i giocatori, anche i tifosi, che non dimentichiamoci la parola tifoso,
che è difficile trovare allo stadio lo sportivo che va a vedere la partita. Ecco, può venire lui da fuori, lo vede in modo distaccato, non è dell'uno e dell'altro, quindi riesce a vedere certi particolari. Anche noi giornalisti che stiamo là, purtroppo siamo tifosi, in quel momento è difficile distaccarsi dalla figura, quindi qualche imprecazione va, ma resta là, insomma. Però attaccare un giocatore, dirgli male, che vedo, perché Pestrini è quello forse che più reagisce a queste cose, perché effettivamente è un ragazzo fatto in un certo modo, allora si nota in più. Però io credo che anche gli altri, se sentono a dire male, viene da reagire. Poi sentiremo Paoletti. Andiamo al telefono adesso. Buonasera in diretta. Buonasera, sono Alessio, vengo a chiamare Pescara, sono un tifoso del Pescara. Sì. Io volevo farvi notare come il Pescara in quest'anno, anche se è la favorita a vincere il campionato, è molto svantaggiata dalla questione che trova di fronte i derby. Cioè, le altre abruzzesi, il Chieti, l'Aquila, il Teramo, giocano molto accanite, cioè col contro il coltello tra i denti, Pescara. quindi. Diciamo che il Chieti è una squadra misera dal punto di vista tecnico e tattico, però comunque quando gioca col Pescara, essendo un derby, va a giocare bene, con grinta e con la voglia di fare dei punti. Quindi questo potrebbe essere un danno per il Pescara, e però volevo chiedere, siccome il Pescara è molto forte, vediamo se quest'anno ce la facciamo a battere questi derby e a vincere anche i derby per andare in Serie B. Volevo salutare anche Ugo De Marco. Bene, grazie, buonasera. Allora Paoletti, vogliamo rispondere a tutte e due le domande sulla questione dei tifosi che criticano per partito preso. Ti risulta a te che ci siano Sì, questi? sicuramente, vabbè, Non solo a Lanciano, un po' questo è tutto dappertutto. il calcio è fatto così, è dappertutto uguale, gli scemi ci sono ovunque, non solo nel calcio purtroppo, e quindi chiuderei così il discorso. Sul Pescara Sul invece, che calendario Pescara, dai derby? se il Pescara vuole andare a fare il girone A, ci può andare, cioè, i derby ci stanno Si deve il esordire. girone è questo, no, non è che è svantaggiato, anche il Pescara fa il derby. Non è che i giocatori del Pescara quando giocano contro il Lanciano non sentono il derby, lo sentiranno anche loro, quindi boh. Va bene. Andiamo al telefono adesso. Pronto? Buonasera, chiamo da Lanciano. Sì, buonasera. Vorrei, insomma, sono contento perché domenica la squadra ha dimostrato di valere, ha dimostrato che vuole vincere e uscire da questo momento buio. E per quanto riguarda, insomma, la tifoseria, io dico una cosa, i giocatori se lo devono sentire loro se vogliono venire in curva, noi non possiamo dire venite sotto la curva ogni volta. Poi, specialmente se un giocatore si sente dire male, se ogni tipo di parolacce, è logico che in curva non ci viene, che ci deve venire a fare se non se lo sente. Quindi, secondo me questi tipi di cori non li dobbiamo fare più. Poi Va bene. volevo dire una cosa. Per quanto riguarda la partita col Pescara, non me ne voglia nessuno, però ho sentito, insomma, che qualcuno è stato trattato male a Pescara per senso motivo. Io queste cose, diciamo, non è che le tollero tanto, però vorrei da parte dei pescaresi, vorrei, insomma, qualche chiarimento. In particolare, ho saputo, insomma, che quattro ragazzi sono stati aggrediti, ecco. Vorrei da parte loro, se è stato vero, delle scuse. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera. Paoletti, di nuovo su questa telefonata, poi parleremo anche delle altre squadre. No, andare sotto la curva è rispettoso nei confronti di chi ci sostiene, soprattutto è rispettoso nei confronti dei ragazzi di età, di piccola età, che vengono in curva e noi gli siamo da esempio. Quindi magari non andarci non è bello, quindi quando si vince e soprattutto anche quando si perderà, perché si perderà, speriamo poco, però penso che comunque sia dovremmo rispettare le scelte dei tifosi e andare se ci chiamano. Comunque sia non ci siamo non andati perché volevamo creare polemiche, non ci siamo andati perché ce ne siamo scordati, perché c'erano cose più importanti, eravamo tesi e Presi tutto dal quanto. momento, dal Esatto, gol. anche perché abbiamo segnato al 94esimo e al 95esimo di poco pareggiavano. Quindi. Infatti. Andiamo al telefono prima della pausa. Buonasera in diretta. Pronto? Sì.
Buonasera, Buonasera. Io chiamo da Pescara. Niente, volevo dire a quel ragazzo che ha chiamato prima per quanto riguarda, sono stati aggrediti due o tre ragazzi, no? Sì. Purtroppo nelle tifoserie non è che si può controllare tutti, i delinquenti stanno da tutte le parti, capito? Certo. Non è che magari ci sono aggressioni tra i pescaresi la domenica. Se uno va allo stadio, quello meno a quello perché ha detto una frase prima, cioè, quindi questo proprio è una questione incontrollabile. Però i genesi sono rimasto male, quando alla fine del primo tempo l'Avellino vinceva 1-0 e la curva dei Langianesi hanno esultato. Questo io sono rimasto male, anche perché molti ragazzi di Langiano venivano con i pullman con noi fino a 2-3 anni fa. Quindi il chiarimento, cioè non si può dare un chiarimento perché, ripeto, ci sono le briglie sciolte, cioè persone che vanno a litigare allo stadio, non è che stanno a sentire i Rangers, i Bad Boys, quello vanno allo stadio per fare il comodo loro, e se non riescono a prendere gli avversari vanno a litigare in curva tra di loro, insomma. Ho capito. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Adesso ci fermiamo e poi proviamo a chiamare Lino Trotta, anche se credo ci siano ben poche possibilità, o almeno se il telefonino è raggiungibile lo sentiremo tra poco per parlarci di Benevento. Adesso ci fermiamo e torneremo in diretta tra poco. Torniamo in diretta con Anteprima Sport, 0872 44 744 è il nostro numero telefonico. E vediamo un po' quali sono le gare che ci propone la 12ª giornata di andata nel campionato di Serie C1 Girone B. C'è una gara a Pescara-Sassari-Torres che si gioca il 16 novembre alle ore 14:30. Ma vediamo tutte le gare. Benevento-Lanciano sarà diretta da Giorgio Lops di Torino. Collaboratori Danilo Camaioni di Ascoli Piceno, il concittadino Giuliano Ciabattoni sarà il secondo assistente. Crotone Sora sarà diretta da Marelli di Como, Fermana Martina da Zambon di Padova, L'Aquila Giulianova, un derby da Mazzoleni di Bergamo, Paternò Viterbese da Ciampi di Roma 1, Pescara Sassari Torres da Sacco di Civitavecchia, San Benedettese Avellino da Mariuzzo di Venezia, Taranto Vispesaro da Stefanini di Prato e Teramo Chieti, l'altro derby. Sarà diretto da Iosefi di Siena. Due derby in questa giornata, ma dobbiamo parlare ancora del Lanciano che si prepara alla trasferta di Benevento. Ancora problemi di formazione per il mister Castori che deve rinunciare ad alcuni elementi, vero Paoletti? Sì, a parte Taccola che sta recuperando in questo momento, si sta aggregando un po' al gruppo, però ancora non è in condizione. C'è Tisci che sta ancora male, accusa ancora problemi al ginocchio, e poi gli altri, bene o male, hanno recuperato tutto perché c'è Cao che sta in buone condizioni, Ferrera Pinto uguale e Giulio Dori valuta domani. Possiamo mandare in onda le immagini dell'anno scorso di Benevento-Lanciano, una gara terminata purtroppo con la sconfitta della formazione di Castori, la gara che si giocò nelle ultime giornate del campionato il 14 aprile, segnò Aruta il gol partita per la formazione campana. Ecco, queste sono le immagini. Fiorenzo, problemi di formazione, dicevamo, in vista di una trasferta abbastanza insidiosa. Sì, problemi di formazione, manca Manolo Pestin, adesso che era tornato, già sta tornando a buoni livelli, è un'assenza che si farà sentire. Si spera che recuperi Giulio Dori, che è un giocatore che è forse quello che si avvicina di più alle caratteristiche di Pestrini. Per il resto Tisci non c'era nemmeno domenica, quindi credo che Castori confermi la formazione, però ripeto, Castori è bravo a creare le sorprese fino all'ultimo momento. Benevento è un campo difficile per l'ambiente perché è un ambiente caldo, è difficile perché è una squadra che segna poco e subisce pochi gol, quindi sarà una partita che sarà basata su certi equilibri molto delicati. Se giocheranno i giocatori del Lanciano con la stessa irruenza mostrata con il Crotone, con un pressing come hanno fatto domenica, io credo che fare un pensierino positivo, oltre anche il pareggio a Benevento, è alla portata di questo Lanciano. Armando, tu conosci il Benevento come squadra? No, quest'anno no, l'anno scorso l'ho visto alcune volte l'anno scorso, però come diceva il collega giornalista, è un ambiente, perché ho lavorato pochi mesi lì a Benevento con Paolo Specchia quando era allenatore, e ho visto che è un ambiente abbastanza caldo, cioè i tifosi pressano continuamente, vogliono stare vicino alla squadra in continuazione. E questa continua pressione dei tifosi a volte è positiva, ma certe volte può essere anche
anche dannose, perché molte volte il team ha bisogno anche di tranquillità, ha bisogno di preparare le partite in un certo modo, ha bisogno di tranquillità. E quindi però credo che il Lanciano che ho visto domenica sicuramente farà un risultato positivo a Benevento. Sono, Fiorenzo, due trasferte consecutive, bisogna assolutamente conquistare qualche punto da queste due gare. Ma sì, non bisogna farsi prendere dal panico, cioè non bisogna guardare i numeri, perché i numeri sono contro il Lanciano e che fuori casa abbiamo fatto solo un pareggio. Tecnicamente noi abbiamo la tipica squadra che può raggiungere qualsiasi risultato, perché abbiamo sia gli uomini che lo schema di gioco buono. Ecco, bisognerebbe rivedere quel discorso che diceva poc'anzi a proposito del nostro gioco sulle fasce. Noi abbiamo giocatori estrosi, quindi dovremmo andare anche fuori casa a dettare il nostro gioco. Per fare questo ci vuole personalità e molta forza fisica. Se noi in campo mettiamo la stessa forza fisica di domenica, io credo che a Benevento ci sarà un Lanciano che può puntare al risultato positivo. Parliamo un po' anche mentre possono continuare a scorrere queste immagini, parliamo anche delle altre formazioni abruzzesi impegnate quest'anno in C1. Prima che parlare del Pescara, volevo soffermarmi con i nostri ospiti sul Teramo, che spesso non viene nominata come le altre formazioni, ma è da sottolineare l'imbattibilità di questa formazione. Probabilmente Paoletti, a detta degli addetti ai lavori, è una delle formazioni che esprime il miglior gioco in questo campionato. Sì, sicuramente, poi sono giovani, hanno entusiasmo, giocano un bel calcio, una bella squadra, poi i numeri contano nel calcio, è una squadra che ancora non ha mai perso a novembre, vuol dire che sicuramente è una squadra con una buona ossatura e del bel gioco. Armando, tu hai visto il Teramo proprio, Sì. dicevamo, nel derby con il Pescara, una Sì, delle migliori gare del Teramo. è stato un 3-3 con finale a Cadio Palma, dove gol del Pescara negli ultimi minuti, e fino a quel punto là il Teramo aveva veramente condotto la gara in maniera esemplare. Una caratteristica del Teramo è che gioca come il Lanciano, so come il sistema di gioco, anche lei il Teramo ha due esterni molto alto, con una peculiarità che giocano con i piedi invertiti, cioè il sinistro gioca a destra e viceversa, in modo che loro cercano sempre il dribbling all'interno e di piazzare questa palla in diagonale per i tagli delle due punte. E questo è proprio col Pescara, questo tipo di giocate, che è una giocata semplice, però ha costruito su queste giocate, ha costruito i tre gol che hanno fatto a Pescara. Però c'è da dire che in quell'occasione lì io ho visto il Pescara in condizione poco brillante, insomma. Quindi il Teramo ha anche una coppia di centrali difensivi giovane, di qualità, buon gioco aereo, reattivi, ed è una squadra secondo me che basa anche molto, come diceva Paoletti, basa molto il gioco sull'entusiasmo, perché viene da una promozione e non è detta che abbiamo visto tanti esempi di squadre che hanno fatto il doppio salto proprio dovuto a questo entusiasmo, a questa voglia di fare. L'entusiasmo del Teramo, che sembra essere una copia di quella che aveva il Lanciano l'anno scorso, matricola che sull'onda dell'entusiasmo ha fatto Con bene un in C1. grosso vantaggio agli attaccanti. E non dimentichiamoci che una squadra al calcio per vincere ha bisogno di fare gol. Motta ha sostituito molto bene Mirtai. Pepe, quel ragazzo che hanno preso dalla Roma, io ho visto la partita di domenica, non si è stato fermo un istante, ha 83. fatto 83, è un ragazzo che ha giocato a tutto campo, ha fatto degli assist molto buoni, ha tirato da tutte le posizioni, ha fatto un bel gol. Quindi sono elementi che possono far fare il salto di categoria. Poi il bello del Teramo sono questi due difensori centrali che vanno sempre là, quando si fanno le azioni d'attacco arrivano come due avvoltoi. Hanno fatto già dei bei gol, ma è una squadra che sa attaccare in 11 e difendersi in 11. È logico, l'entusiasmo adesso sta aiutando molto questa squadra. Bisogna vedere quando arriverà il periodo di crisi, che purtroppo nel calcio arriva a tutti. Come saprà reagire lo spogliatoio, l'allenatore e l'ambiente. Quindi è una prova che il Teramo deve ancora superare, ci auguriamo il più tardi possibile, da sportivi, da tifosi, giustamente diciamo, speriamo che finisca quando viene a Lanciano, che succede sempre così, però dico che è una squadra che al momento bisogna chinarsi davanti perché sta facendo vedere del bel calcio e quello che è bello fa vedere i gol, che lo sportivo è la cosa che gli interessa di più. Domenica, Paoletti, ci sarà il derby tra Teramo e Chieti, un Chieti che reduce da una brutta sconfitta in casa con la San Benedettese. Parrebbe un risultato quasi scontato se vediamo i precedenti, però come diceva Armando, nel calcio Non c'è c'è niente di l'imponderabile. scontato,
non c'è niente scontato, poi appunto c'è il fattore derby, c'è sempre più entusiasmo, più voglia di fare, più voglia di dimostrare e poi soprattutto nei momenti difficili uno cerca di tirarsi fuori facendo gruppo, quindi non è una partita facile sicuramente. Chieti Fiorenzo, come lo hai visto all'opera? Ha dei problemi perché mentre ecco, le nostre piccole polemiche tra tifosi e società, tra tifosi e giocatori, a parte i risultati che poi fanno cambiare tutte le opinioni, sono polemiche che finiscono quasi nel momento in cui nascono. A Chieti questa polemica è abbastanza forte. Buccilli giustamente è un po' deluso per quello che sta succedendo e credo che la squadra alla fine risente di questa situazione di instabilità sia a livello societario che di rapporti con i tifosi. Il Chieti non è una squadra malvagia, con la Sanbenedettese finché è stato parità numerica stava giocando l'onesta partita, poi giustamente il ragazzino ha fatto quell'errore del fallo di mano, del rigore, e poi la Sanbenedettese, che non scordiamoci, è un'altra pretendente al campionato, l'ha punita come succede nel calcio, insomma. Però direi che il Chieti, soprattutto fuori casa, non è una squadra che va là per fare solo presenza, quindi giocherà alla pari, però ci vorrà molta concentrazione perché i problemi a livello psicologico a Chieti ci stanno, proprio a livello totale, sia a livello societario, a livello di giocatori. È un momento non facile. Riuscirà a tirarsi fuori il Chieti, Armando, secondo te? Ma io dico questo, io rispetto all'anno scorso il Chieti ho visto un organico sicuramente più povero, perché non dimentichiamo che il Chieti rispetto all'anno scorso ha perso giocatori come Nicodemo, Zaccagnini, Guarino, Porro, Coppola, giocatori che in C1 sono giocatori di qualità, chi non li vorrebbe. Però ho notato una grande qualità nell'allenatore del Chieti, il signor Braglio, perché nonostante i problemi, nonostante tutto ciò che diceva l'amico giornalista, un allenatore che va cercando di trovare un sistema di gioco ecco, in relazione con gli avversari, perché quest'anno il Chieti ho visto che ha giocato con il 4-3-3 con Martina, 4-4-2, col 5-3-2 con il Giulianova, cioè, perché lui in base a quello che gli dà, perché un allenatore bravo si riesce a fare bene con quello che ha a disposizione, non è che possiamo avere tutti quanti i giocatori del Milan o dell'Inter. E quindi, ripeto, secondo me è un grosso patrimonio del Chieti, secondo me, è proprio l'allenatore, che è quello che riesce a fare bene con questo organico che secondo me è un po' limitato. Ecco, io l'ho visto per esempio con il Martino 4-3-3, però lui aveva De Simone e Suppa laterali. Con De Simone e Suppa laterali non tanto puoi andare dentro, perché questi qua nel vero 4-3-3 i due laterali devono fare le ali in fase offensiva e De Simone e Suppa sicuramente non lo possono fare. Però lui questo c'ha e questo con questo Questo lavora, va avanti. ecco. Comunque credo che il Chieti è una squadra che a me, nonostante tutto, piace perché cerca sempre di fare qualcosa, cerca sempre di imporre, cerca sempre di creare delle situazioni da gol e questo vuol dire dinamismo, vuol dire attivismo. Parliamo anche del Pescara adesso, Armando, poi chiederemo a Paoletti che ha visto all'opera il Pescara a suo malgrado la settimana scorsa. Ma come dicevi te all'inizio, io il Pescara ho avuto modo di osservarlo solamente in occasione del 3-3 col Teramo e in quell'occasione lì il Pescara non era sicuramente Una sia dal buona punto di squadra. vista fisico che dal punto di vista anche dell'organizzazione di gioco non era in eccellenti condizioni, specialmente sui due esterni, Bellè a sinistra e Ave a destra, sono quelli là che con più difficoltà non riuscivano a legarsi alla linea difensiva e come ho detto anche prima parlando del Teramo, loro hanno beccato i gol proprio su queste diagonali, su queste palle dentro filtranti. Perché lì sono gli esterni che devono chiudere, questi qui erano in difficoltà. Poi alla fine, insomma, il mister, credo che insomma, una delle grosse qualità anche che possa avere il Pescara è proprio l'organico tecnico inteso come allenatore e come giocatori. Poi alla fin fine, perso per perso, è andato in campo 4 punti e poi la partita si è aggiustata. Però all'inizio l'aveva preparata e sistemata bene il Teramo. Paoletti, dicevamo, hai visto l'opera del Pescara, tuo malgrado hai subito anche dei gol, un Pescara diverso da quello che ha giocato con il Teramo. Pescara è un'ottima squadra, mi ha fatto impressione, ma neanche più di tanto. L'avevamo retta bene, anche in 10 eravamo riusciti a controbatterli a dovere, anzi in 11, adesso che mi ricordo, in 11 eravamo arrivati 2 volte davanti al portiere, avevamo rischiato di far gol, quindi una partita aperta, a tutti i risultati. Però
Poi purtroppo c'è stata un'espulsione in 10 contro il Pescara a Pescara, è veramente dura. Abbiamo retto fino alla fine, abbiamo preso gol negli ultimi minuti del primo tempo, se non sbaglio, e poi abbiamo cercato di far qualcosa, però in 10 era veramente dura. Bene, ci fermiamo per qualche istante. 0872 44 744, il nostro numero telefonico per intervenire in diretta tra poco. Bene, torniamo in studio, Anteprima Sport che torna a occuparsi del campionato di Serie C1. Armando, volevo chiedere una tua impressione sul tasso tecnico delle varie formazioni dei giocatori impegnati quest'anni. Siamo più o meno sui livelli dell'anno scorso? Pari In sempre generale, al C1, sulla C1 e B. C1. Sì, il livello, ripeto, a parte qualche squadra che ho notato che c'è un calo di livello, però in genere un buon livello, buoni giocatori. Non dimentichiamo che poi la C1 quest'anno, con quel regolamento che propone dei giovani, ho visto dei giovani interessanti sia in queste squadre abruzzesi. E rispetto all'anno scorso il livello è sempre lo stesso. È chiaro che in C1 è un laboratorio del calcio, secondo me, perché chi arriva in Serie A e chi arriva in Serie B siamo già a dei livelli molto alti. In questi campionati qui si fabbricano proprio i giocatori, si insegnano proprio i giocatori il mestiere del giocatore, in modo che quando fanno il salto di categoria hanno delle caratteristiche peculiari, delle caratteristiche ben precise per poter arrivare a certi livelli. Fiorenzo, non abbiamo parlato di due squadre abruzzesi, il Giulianova e l'Aquila. L'Aquila che probabilmente è quella che sta andando meno bene di tutte, e il Giulianova che va a fasi alterne, non sta ripetendo la stagione scorsa quando insieme a Lanciano arrivò a pari merito, ma poi Lanciano andò ai playoff. Sì, Giulianova, vabbè, si è rinnovato, si è ringiovanito abbastanza, di conseguenza è la tipica squadra che deve trovare nel tempo la concentrazione giusta per trovare dei risultati. L'Aquila, io continuo a ripetere che è una signora squadra, una bella squadra che purtroppo non raccoglie più di quanto riesce a seminare, soprattutto fuori casa. Però io ritengo che sia una squadra interessante, con giocatori buoni. È un derby questo che potrà dare ancora un quadro diverso alla situazione della classifica dell'Aquila, perché se dovesse vincere l'Aquila va a 14 punti. Per come sta messa la classifica, tolte le prime due o tre squadre, stiamo tutti là, insomma. Basta vedere, ecco, facendo gli scongiuri, il Benevento a 13, noi a 16, se vince il Benevento ci raggiunge, insomma. Però se vinciamo noi, cominciamo, non è che distacchi gli altri più di tanto. Quindi è una fase centrale della classifica abbastanza compatta e bisogna tenere d'occhio tutte. Io terrei d'occhio quest'Aquila perché con quell'allenatore che ha, che è un allenatore competente, quell'organico che ha, non è una squadra da quella posizione in classifica. Armando, sul Giulianova avevi qualcosa da obiettare dal punto di vista tattico, mi sembra. No, no, assolutamente. Forse riagganciandomi alla domanda di prima, ti volevo dire, ho notato che nelle squadre abruzzesi, Giulianova, l'Aquila, c'è un problema della mezza punta, tutti ne parlano, tipo il discorso di Battaglia, il discorso di Biagioni. Biagioni lì a Giulianova. E niente, questi sono dei giocatori estrosi. Penso che però negli ultimi 15-10 anni si è creata una notevole frattura tra i pensieri, i concetti degli allenatori, e questi giocatori che definiamo trequartisti, definiamo mezze punte, quei giocatori che giocano praticamente tra la linea di centrocampo e la linea di difesa avversaria. Però io dico, si possono ovviare in tanti modi per utilizzarli, si possono farlo utilizzare giocando dietro le due punte, come faceva Zidane nella Juventus con Del Piero E Inzaghi. e Inzaghi, si possono far giocare in verticale le due punte, cioè giocare come faceva l'Italia di Sacchi con Baggio basso e Casiraghi alto. Si può far giocare come ha fatto il Crotone con Luca Moruso domenica, che Moruso non è un velocista, è una mezza punta, lui giocava a Sassi, giocava a mezza punta, praticamente giocando esterno largo, venendo però non può andare in taglio, non può andare in profondità perché non ha queste caratteristiche, però viene sotto, viene basso a prendere le sponde di artistico e lanciare poi per Tarantino altre punte. Quindi ci sono dei vari modi di far giocare queste, minimo sono 4-5 modi di far giocare. Quindi credo che non ci siano problemi a far giocare questi giocatori. Parliamo adesso delle altre formazioni, dell'Avellino, per esempio Fiorenzo, che va a San Benedetto, credo in uno degli scontri più attesi della giornata. Dicevi anche tu, la San Beh, è Benedettese è chiaro. un'altra delle favorite.
L'Avellino viaggia a mille, quando si vince non fa male niente, pure con i giocatori infortunati vogliono andare in campo perché gira tutto bene. È una buona squadra, però ha basato tutto anche sull'irruenza. Ho visto nella partita Raisat, è una squadra che gioca a tutto campo, gioca con l'entusiasmo della capolista e in questo momento va tutto bene. Non possiamo dire nemmeno di dire vediamo come reagisce alla prima sconfitta, perché loro sono partiti con una sconfitta, quindi già hanno saputo trovare la strada buona. E direi, a differenza del Pescara, l'Avellino è una formazione pimpante. Il Pescara, per esempio, è una formazione che ha dei giocatori di talento, però se viene aggredita soffre. Il fatto che diceva il suo tifoso che i derby possono un po' pregiudicare il cammino del Pescara, direi fino a un certo punto, perché finora pare che con l'Aquila ha vinto, con noi ha vinto, col Terma ha pareggiato, Giuliano mi sembra pure abbia pareggiato, quindi non è che il Pescara stia perdendo tanti punti nei derby. Però rischia, perché con giocatori come Di Fabio, come Palladini, che con la palla ci sanno parlare veramente, però se trova la squadra, come ha fatto l'Avellino, come fanno tante squadre di bassa classifica che puntano tutto sul pressing, il Pescara può soffrire più di ogni altra squadra. Una giornata, Armando, probabilmente favorevole al Pescara sulla carta, perché approfittando di questo scontro San Benedetti-Savellino riceve in casa la Sassari Torres, che in trasferta non mi sembra irresistibile. No, in effetti credo che al di là di questa giornata, poi credo che alla fine i valori in campo, derby o non derby, calendario favorevole o calendario non favorevole, io credo che alla fine i valori vengono fuori. Cioè, quindi io, l'organico del Pescara, l'abbiamo detto prima, lo ribadiamo, è un organico di qualità. Quindi sì, può capitare la giornata storta, può capitare che magari con squalifiche, infortuni, problemi vari, può capitare la giornata che non va, però alla fine poi, oltre a questa giornata che può essere favorevole sicuramente al Pescara, perché insieme a Sassari Torre, con tutto il rispetto per la squadra, però non è che possa opporre tanto al Pescara, al gioco del Pescara. Però oltre a questa giornata, che deve alla fine il Pescara sia quella che è più accreditata ad arrivare in alto. Quindi secondo te il Pescara la favorita numero uno alla vittoria finale? Di quello che ho visto fino adesso. Chiediamo un'opinione anche a Paoletti, al quale avevo chiesto prima le squadre che più ti avevano impressionato tra quelle affrontate, ma da addetto ai lavori, la favorita numero uno qual è? Secondo te, ovviamente. Secondo me non c'è ancora, perché il campionato è ancora lungo, mancano ancora 4-5 mesi se non sbaglio, quindi non si può dire adesso chi è, perché non mi pare che neanche nessuna ha preso il largo più di tanto. Quindi non c'è una favorita, perché poi con 3 o 4 partite un po' così, non facendo punti in 3 o 4 partite, si rischia di essere risucchiati in altre zone. Quindi aspettiamo a dirlo. Ci sono squadre forti, sicuramente, come Pescara, Avellino, però le altre le daranno sicuramente battaglia. Fiorenzo, tu hai qualche idea in proposito? Beh, sono d'accordo con Paoletti per un semplice motivo, cioè di squadre che possono, con i play-off è allargato il giro delle squadre che possono aspirare a raggiungere un obiettivo importante, quindi diciamo che in classifica 7-8 squadre stanno sempre là, anche di più diciamo, a lottare per i punti importanti per arrivare come minimo ai play-off. Quindi gli scontri diretti non sono tanti, quello dei derby, ma sono scontri diretti tra squadre che hanno ambizioni. Quindi direi tra Avellino, Pescara, Teramo, Martina, lo stesso Lanciano, il Crotone, la San Benedettese e qualche altra sorpresa. Sono squadre che fino alla fine, soprattutto il girone di ritorno, saranno tutte partite importantissime. È logico che Pescara e Avellino hanno qualcosina in più, però fino adesso l'entusiasmo del Teramo fa paura. Armando, tra le delusioni invece possiamo annoverarci anche, soprattutto il Taranto? Mi sembra che tu sei di quelle parti. No, vabbè, io ho allenato a Taranto, non sono di quelle parti, sono di Foggia, nativo di Foggia. Sì, direi che il Taranto è una delle delusioni, però non dimentichiamo, io ogni tanto mi sento con gli amici di Taranto, lì ci sono dei problemi societari, sono ancora due cordate che si fanno continuamente guerra. E quindi fino a quando ci sarà questa guerra tra queste cordate non si riuscirà mai a mettere a posto la squadra, perché che se ne voglia dire, al primo c'è una società che si rispetta, al primo posto ci vogliono dei buoni dirigenti, se ci sono dei buoni dirigenti, una buona società, poi tutto il resto viene di conseguenza, puoi avere i più grandi giocatori, puoi avere il più grande allenatore, però se la società non è una società seria, una società equilibrata, una società che sistema tutto,
fai difficoltà. Quindi il tardo per questo motivo è una delusione. Però direi che anche il Sora, secondo me, può essere nominato a quelli che hanno deluso, perché io ho sempre ammirato il lavoro di mister Di Pucchio, è un meticoloso, è una persona puntigliosa, è uno che sa il proprio mestiere, anche uno che conosce tanto tipo di lavoro, tanti tipi di sistemi di gioco, quindi ha fatto giocare il Sora in tanti modi. Mi meraviglia che sia in quella posizione là, però credo che poi alla fine sia il Taranto che il Sora, insomma, non rischino più di tanto. C'è stata una delusione, Paoletti, di questo primo scorcio stagionale, a parte il Taranto, e quella che balza più all'occhio? No, no, direi noi forse, perché non ci troviamo primi. Boh. Questa è una bella frecciatina. Bella frecciatina nel senso, sì, il Lanciano non è che... diciamo che è una delusione rispetto al castelletto che si era creato intorno a Lanciano anche da parte... No, ma io scherzo, perché... No, aspetta, perché qui poi... Lanciano sta in un ottimo punto, sì, di classifica, sì. Sicuramente. Lì leggo che siamo sesti, adesso non mi ricordavo. Siamo sesti, siamo in piena lotta playoff, siamo in piena lotta di tutto, sia sotto che sopra, quindi... Stavo solo scherzando. No, c'è qualcosina nel senso, perché... Siamo partiti con degli obiettivi sicuramente e li stiamo mantenendo per adesso. Qualcosina, ecco, diciamo, che manca a Lanciano, che tutti ci aspettiamo, anche oltre il livello scaramantico, è la vittoria fuori casa. La vittoria fuori casa non tanto per i tre punti, ma proprio per fare quel passaggio da squadra a metà, fortissima in casa, debole a livello caratteriale, perché dopo, andando a riguardare le partite, non sono mai state partite, a parte Viterbo, sono state tutte partite giocate con il piglio giusto e con... però ecco, esiste questo fattore negativo del risultato fuori casa che non fa fare il balzo di qualità al Lanciano. Vabbè, abbiamo pareggiato a Fermo, adesso è pochino. Ecco, bravo. Dopo non so quante sconfitte fuori casa, abbiamo pareggiato a Fermo. Esatto, adesso ci vuole in queste due partite la bella impresa fuori casa per veramente costruire intorno a questa squadra. Io non vorrei dimenticare che prima, all'inizio del campionato, anche da altri emittenti, si parlava del Lanciano come l'organico meglio assortito, l'organico costruito per vincere, e a parte qualche critica di troppo che anche da questo studio arriva, è una squadra che tecnicamente ha gli elementi per fare qualcosina in più. Quando dice lui, quindi giustamente, la delusione, io la colloco a livello esterno, la squadra a livello esterno non ha reso come i tifosi vorrebbero e come credo la stessa società e l'allenatore pretendono da questi giocatori. Armando, tu che sei un allenatore, come spieghi questi cambiamenti di atteggiamento della squadra da una gara in casa dove per esempio il Lanciano, sì, è irresistibile, come in trasferta e dove pare un po' intimorita dall'avversario, ecco, diciamo così? Ma io, se devo parlare come tecnico, secondo me non sono spiegabili queste cose. Una squadra che ha una sua identità, una squadra che ha una sua idea di gioco, ha dei concetti, ha dei principi di gioco, dovrebbe tranquillamente esprimere sia in trasferta che in casa. Quando la gente parla di questo complesso di trasferta, io da allenatore non riesco a spiegarmi. Ribadisco, io sto parlando da allenatore, non sto parlando né da tifoso né da... Perché credo che anche la struttura di lavoro settimanale è sempre identica, c'è l'allenatore, il suo ciclo settimanale di lavoro, il microciclo settimanale, lo effettua sempre allo stesso modo. Quindi non vedo, forse l'unico motivo può essere imputabile a un aspetto psicologico, a un aspetto magari di giocatori che in trasferta non riescono ad esprimersi per una questione proprio di spazio, di collocazione, nel senso che uno che si allena sempre sullo stesso campo, poi magari va a giocare su un altro campo, ma questa secondo me sì, è una spiegazione però molto piccola. Sarebbe più spiegabile questo fatto nei settori giovanili, nei quali settori giovanili molte squadre si allenano sui campi in terra battuta, magari vanno in trasferta e giocano sui campi in erba. Quello è più spiegabile, il motivo della performance delle squadre. Però a livello professionistico, in effetti, se noi vediamo anche in Serie A, una squadra quando è forte, è brava, è forte in casa, è forte fuori casa, insomma. No, il paradosso è che con Castori noi abbiamo vinto un campionato fuori casa. C2. Quando abbiamo vinto il C2, le migliori vittorie abbiamo fatte fuori casa, le migliori imprese fuori casa, ma il bello è che gioca bene fuori, sì, casa, non è che giochi male, però preso il gol si disunisce un po' la squadra. Per esempio a Fermo questa reazione già si è vista, perché è stata una partita
dove il Lanciano ha sempre reagito e ha reagito bene. Quindi io credo che anche a livello psicologico dovesse scapparci in una di queste due partite la vittoria fuori casa, credo che Pescara e Non Avellino preoccuparsi. avranno un avversario in più cui preoccuparsi. Bene, stasera credo di poter dire che la trasmissione finirà prima del solito, quindi possiamo andare con i saluti finali dei nostri graditi ospiti. Paoletti, un saluto ai tifosi eventualmente. Io saluto voi perché mi avete ospitato. Domenica saluterò i tifosi, adesso che c'entrano i tifosi. Saluto tutta la gente a casa che ci ha visto. E niente, alla prossima. Va bene, grazie a Paoletti. Vallario. Sì, appunto, saluti a voi qui che ci avete ospitato e un in bocca al lupo a tutte le squadre abruzzesi per la prossima partita. Buonasera a tutti. Fiorenzo. Saluto a Castori che si ricordi del campionato di C2 e ci faccia tornare domenica a un risultato positivo da Benevento. Bene, ringraziamo i nostri ospiti. Noi ovviamente ci rivedremo lunedì quando avremo tutti i risultati da commentare insieme a voi dalla C1 alla seconda categoria. Venerdì invece torneremo con Anteprima Sport sempre alla stessa ora e sempre su questa emittente. Grazie e arrivederci.